12 gol nella seconda uscita stagionale del Catania, che quest'oggi ha giocato contro la rappresentativa dilettanti della Sicilia. In gol nel primo tempo 5 le reti, Lodi sul rigore ha aperto le marcature, Morimoto, Bellucci e Antenucci sono andati in gol, mentre ancora Morimoto ha raddoppiato con uno splendido pallonetto nella ripresa. Carte mischiate da parte di Maran, dentro Gonzalo Bergessio, autore di una grandissima prova con 5 reti, ma bello anche il gol di Catellani, un bel sinistro giro da fuori area e il gol anche del Papu Gomez per i 12 gol definitivi del Catania. Per quanto riguarda il livello tattico, poche novità rispetto alla uscita precedente dei rossoazzurri. Antenucci e Morimoto si sono alternati nel ruolo di prima punta nel primo tempo, mentre Pitu Barrientos è stato in campo per i primi 45 minuti. Dalla ripresa spazio invece a Ricchiuti, Moretti e Jama, che nella precedente partita non aveva giocato. Per quanto riguarda Barrientos in campo nei primi 45 minuti, in arrivo Lucas Castro, l'argentino, è sbarcato a Catania. Arriverà a Torre del Grifo a breve. Sì, mister, volevo chiedere riguardo al primo tempo dello scambio di posizione che veniva spesso tra Antenucci e Morimoto. Era una cosa voluta? Sì, avevo chiesto loro di alternarsi anche perché tutti e due volevo vedere sia la punta esterna che la punta centrale, per una cosa che avevo chiesto. Per caratteristiche è un giocatore che difficilmente rimane in una zona del campo, che è destro e questo lo metto a disposizione della squadra. Anche perché c'era poco spazio, cerca di trovare spazio magari centrale, cambiando zona del campo. C'era la necessità di avere qualcuno che potesse dare il cambio alla Valle e questo mi ha dato il modo di trovare anche in quello che ho chiesto un po' di sacrificio da parte sua, la disponibilità c'è stata, per cui ho voluto valutarne anche il mio in quella zona del campo. Il lavoro fisico sta andando avanti comunque, è che vedere altre facce, vedere altre mani, ogni tanto toglie anche un po' di routine al ritiro, no? E inserire l'amichevole, secondo me, dal punto di vista delle motivazioni nell'allenamento, è senz'altro positivo. Quindi l'allenamento, cioè il ritiro si baserà su. Allora, il ritiro va avanti, invece che fare una seduta tattica, diciamo, come ritiro, lo usiamo come la partita, lo usiamo al posto della seduta. Mister, volevo chiederle anche un'indicazione riguardo a. Tra le indicazioni in queste partite. Ovvio che anche là sto cercando di mandare messaggi, nel senso che comunque come distanze, avere delle distanze equilibrate, soprattutto in possesso palla, non in non possesso. E stiamo lavorando, mi sembra di vedere progressi, però ripeto, da questo punto di vista certe valutazioni vanno rimandate. Queste partite tornando al discorso di prima, ci danno la possibilità di vedere dei giocatori anche in posizioni diverse da come siamo abituati e questo in modo per riuscire a fare delle valutazioni migliori, ad ampio raggio. Conto di farlo molto presto, magari non questa settimana, ma già nella prossima conto ci sia la possibilità di vedere, di trovare un testo impegnativo. Secondo me? Su questo è una domanda che non so rispondere, nel senso che non sono l'interlocutore giusto per rispondere a questo. Arriva un giocatore che deve dare, che si verrà confermato, si metterà a disposizione del Catania, come lo sono gli altri. Poi sì, gli aspetti di mercato sono in continua evoluzione, ma io cerco di non andare in questi discorsi perché ti prendo veramente attenzione su quelle che sono le problematiche mie di campo, per cui alleno tutti come è giusto che sia, nel senso per giocatori che rimangono fino al 30 di giugno del 2013. Questo è un giocatore con un caratteristico offensivo. Bene. Ok, grazie.